De pretore Vincenzo si arrangiava. Campava a buone die, come si dice, figlio di padre ignoto, senza amici, facevo marivolo per campo. Marciava bene, o per dire l'inglese, a scarpa a mocassino su misura, a camisa la steva una pittura che a cravatta marrò petit pois. Non sa faceva come vaggeritta né con un'amica né con un parente. Campava solo, non leggeva niente, ma un codice lo poteva declamare. Per la faccenda che fermette in piedi, non scippa una pizzocca e è tarita. Nemmeno un pizzo con mostaccia finta che la voto potette salvare. L'ammonimento già l'aveva avuto. Due volte sorvegliate speciali. Se spuzzolò una Pasqua e due Natale con cista, fava secca e cucca andava. Quando scelte Vicenza ci pensai. S'ha da perdere un nome di pretore, se non trovo un santo protettore che mi protegge in terra e in al di là. Pensa e pensa, finalmente quello che cerca trova. Se scegliette non sante le conseguenze che meglio disse in cielo non ci sta. Pata Gesù, marito della Madonna, imbarandata a Sant'Anna e a San Giacchino, se non mi può proteggere a poter dire qua San Giuseppe mi proteggerà. Arrubava a San Fiorello, lo furto, lo illuminò due candele, e le carote porca di bella San Giuseppe lo faceva rispettare. Che io manderevo il 19 marzo, o giorno di San Giuseppe. Addirittura, se si trovava in coppa una questura, non si stava quieto manco là. Però, campagna che sto passo si capisce. Pure se ti protegge un padre eterno, qualche runo ci sta pure all'inferno che ambizza la curva di scombinare. A piazza municipio una mattina, sfilando un portafoglio, hanno signore, chi si chiudesta, ferma il depretore, e un catasto con tanta abilità in faccia a un camion. Poi, non contento di averla sbutacata una mascella, o lassa, mette mano a rivoltella e tira, senza scrupolo e pietà. Depretore caretta, è morto, gnornò, sospira ancora. E l'esta lei stuizza in a terra, coppa una carrozzella per salvare. Trasenni in ospedale, non fiede in medicina l'affogava. E mentre lo chirurgo si accostava, il pretore già stava in aldilà. Che piera fuori, e con un camzone musulino, pallido e scaruso, era gnorsì un poco curioso, ma l'anima si vestano così. All'era un battiano, si fermai fuori un palazzo di Dio, non so portone. Spustai con forza una maniglia a tona, sbattendola due volte per chiamare. Lo sportiello quadrato si rapetta. E come guardaporta si affacciaia, nei capi provolone che spiaia nom, cognome, patria e qualità. E chi siete? Sono dei pretori. E a chi volete? Voglio a San Giuseppe. Ma siete atteso? Siete conosciuto? Ma sono addirittura benvoluto. San Giuseppe mi ha fatto venire qua. Allora ci tenete appuntamento. Così credo. Voi dite, Vincenzo dei pretori, chi che aveva scegliette protettore, lo sappiamo che è morto, che da fa? O sportiello quadrato si chiudette. Vicenza sentette un passo che si allontanava. Dopo poco sentette che tornava e più svelto e risoluto a camminare. Era appena lo sportiello, un provolone, tutta amareggiata, ricetta: De preto, te sei sbagliato! San Giuseppe ha risposto: e che già fa? Si è morto, se mettesse mi sei morto, chi lo sa questo Vicenza De preto? Stava parlando con nostro signore, uguale a it. Lasciaci parlare. Vicenza rimanette pensieroso. E poi ricette: ma che ste malafede! Se secondo sto fatto non si crede, e l'amba se sapeva consumare.
E meglio che ci sia tornata poi facendo la capica su decise, io si non trase e rimango in baravisa, faccio correre i guardi e l'aldilà. Dopo aspettate così una mezz'ora, sono detto che il portone sarà vivo. E tanto il rumore che faceva Vicenza si sentette sconucciato. Poi quando si era aperto tutto quanto, veretta a San Giuseppe che scendeva uno scalone ondurato e che diceva: ma chi sto depretore chi sarà? E il depretore con una faccia tosta, o vietto incontro con una mano stesa: so depretore, ho figli la torresa, mi hanno sparato una mezz'ora fa. T'hanno sparato? Povero guaglione, chi è stato che ti ha fatto un malamento? Ma allora voi non sapete proprio niente. E voi in Baravisa che c'è stato a fare? La vissera sapeca, si sono morti, e certamente pure colpa vostra. Io rubavo sicuro, a bella posta se cazzo bene che ci stivano qui qua. Sicché tu sei morto Mariuolo. Gnor no, mo che sono morto sono onesto. Non Mariuolo vive si fa questo, non lo fa per morire, ma per campà. È giusto, ricette San Giuseppe. Però, chi sto ragionamento, can coppa, difficilmente rindano un momento che hanno una legge antica che c'è sta. Chi ha roba in vita è sempre Mariuolo e dopo morto resta segnalato. Se o Mariuolo fosse perdonato un fuoco eterno che ci stesse a fare? Io che ne saccio, io non ne posso capire tutte queste leggi. Chi tiene a San Giuseppe che protegge è San Giuseppe che ci ha da pensare. Prima di tutto, dicette San Giuseppe, sta protezione se me l'hai cercata, tu te l'hai vista e tu te l'hai pigliata. Non capisco perché te l'avevi parato. Ovele, è tutto quelle fiorello che voi fotografate e colorate. I certi vado mi sono dabbatate per cannella e per l'uglia. E mo che fa? Mo mi dicite che c'è sta una legge e che menaggia scendere all'inferno perché la protezione non ci sta. A me se non mi avesse risparato, gli fosse morta per la fame. San Giuseppe! Boh, tanto bello, non facciamo storia. Parlate in confidenza con il signore e dicite la vicinanza del pretore, la ci protetto, io faccio la sacca. E se mi dici di no, penso per voi che allora con coppa non contate niente. Perché la caccia spesa stringerete, ma voi ci avete perso di dignità. San Giuseppe si avviai con scalone a malincuore. E si trova in presenza del signore con l'occhio in terra per non lo guardare. Giuseppe, cosa c'è? Caro maestro, la trovo come aiuto, come è stato. Un certo è che mi sento sconcertato, non so manco come avessi a cominciare. Fuori c'è stato Mariuolo morto, un certo Vincenzo De Pretore. E siccome mi sceglietto protettore, giustamente volesse restare qua. San Giuseppe. Mariuolo dice giustamente, tu ti sei rimbambito veramente, che le avvicinai che ti fa parlare? Che c'entra, carè? Voi non siete vecchi, anzi, se ci pensate un buon momento, cancop, o vicinavano a vera siete voi. Insomma, qua si tratta di dignità. Il pretore ha rubato, sì signore, è morto acceso, ma che sta ragione? Sarà fissata con la produzione, ma picciava il cannello che ci fa? La vaca dica non ne sa niente, che conta sulla mente pataterna e che se ne scenderà all'inferno perché la produzione non ci sta. Se voi volete fare questa figura, io non la voglio fare. Anzi, sapete che vi dico, vi romano frate, devoto, amico. Ma la superavisa e me ne va cacca. Che li ha porto? Dice tu pataterno, però pensaci buono in un momento. Perché si può avere un pandimento, la porta è chiusa. È chiusa questa rata. È come se non avesse mai intese. San Giuseppe l'ha saputo posto i coppi paravisi con luce in terra. E senza salutare. Amaron, stringendosi in di spalle, sai zai. Facetta riverenza, salutaia, dichiarando: ma come posso fare?
Giuseppe è mio marito, certamente. Io, come moglie, seguo la sua strada. Una moglie era fedele, che sta fa? Gesù Cristo dice, te io che faccio? Lascio su? E con qua corro. Specialmente mia madre, se ne muore. Io me ne vado con papà e mamma. Sant'Anna fece segno a San Ciacchino. L'angelo Gabriele Annunciatore, purissa, se la voleva spalmare, tanto che il Signore si aizzaia, gridando, fermi tutti, arroiate. Se io veramente uscite e veniate, o paraviso non lo posso fare. Tutta la Sacra Famiglia si fermai a aspettare la parola del Signore. Va bene, fate entrare il pretore, almeno mi facete interrogare. De pretore trasetta. Tu ti chiami Vincenzo? Sì, signore. E di cognome? Faccia de pretore. Tuo padre? De pretore fu io mamma. Non capisco. Che sono di padre ignoto. Non capisco, è ignoto di che cosa. Che quando sulla terra non si spose, i figli non si possono dichiarare. Ma i figli sono figli, e niente affatto. Voi credete che sono tutti uguali. I miei figli e terra, se non sono legali, campano come porne, che hanno fatto? Ah, non ci capito, fatta dirla. Perciò tu vado a mandare a queste mani in cielo. Io sì, ma solamente per campare. Senza lo padre che ti manda a scuola, facendo solamente a capa mia. Campano abbandonato a mezza via, si sapeva che fornisce per rubare. E sono camaleoni che la gente, che se mandano i puliti da fuori, se la girano un colpo i creatori. Parenti e amici usanno, non usanno, e se levano a tornare la verità. Ovvero, patate, che le creature accise prima di nascere a rubare. Vennero in paravisa e non usanno, e poi non ciò poteva essere spiegato. Un minuto di silenzio. Un paterno ricetta, sto napolitano resta qua. Poi si chiama a San Ciro, ricetta, ma sì, ma lì tu fa tre creature. E c'è lì, se rispondete San Ciro, baravisa, non c'è più posto che vi ricoverà. Che dica, scusate se vuol dire, mo paterno fosse un nemico. Sti mezze creaturelle, che ne fa? Con lui già azzeccato e del chiuso. Parla vicciarella pensierosa che sta nascendo un mondo e infamità. C'è nasce mise in guenda e pomatella, coppa tutte che le spalluzzelle mi scella, non voleva ne spondare. Che fa, dice tuo padaterno, sono piccerillo, piccerillo, non voleranno mai che stanciolillo, mi porto con mica a passeare. Andate tutti a letto, domattina vi sveglierete nelle prime ore, per spiegare a Vincenzo dei pretori in paradiso come ci si sta. E i santi con mezzi ghine sabbiai, a maglie cannamare se cuccaino pensando, a roba mo si addanzerà. Un paterno è abituato a sentire a sera in giro i meglio canti. Invece che la notte, tutto quanto, non ne sentiva manche i papadià. E con un asa fino i paterno, un signore capetta a sera. Non potettero mi tutta nottata pensando che discorso aveva fa. Schiarati urne fece la donata e dicette, capisco il malumore. A voi vi fa paura Vicenza del pretore che Mario Cirla e che vi può rubare. State tranquilli, ne rispondo io. Chissà perciò si chiama paravisa, liete sicure, pane ben divise. Ma de pretore che rubasse a fa? I santi si guardano in faccia. E non hai una più bella pastorale con quelle case cantano a Natale e poi Vicenza che felicità. Poi a poco tutto questo cuore, tutta questa musica farnetta. Gli è bella, deprendore si sentette dolore a stanchezza del combattimento. Poi un'altra volta voce cristiana, uno che diceva ripiglia il polso, ma non può sentire. Complimenti dottore, se ne va? Tra meglio e suono, la parete si diceva una figura non anziana con un foglietto e con una penna in mano che diceva «Vu pozzi interrogare?» Nata voce ricetta, sì, ma con prudenza. «Tu ti chiami Vincenzo?»
Sì, signore. E di cognome? Faccia da pretore. Tuo padre? De pretore fui mamma. Su, cercate di rispondere al signore. Signor sì, già mi ha concesso l'alto onore. C'è la ceritta che era Mariuncilla e che per questo sono morta accisa. Fatemi rimanere in paradiso. Tenga la promessa. Credeme che parlavo con il signore, Zerrai, ma sempre voce di prete.